Ben ritrovati amici, una nuova puntata di Good Morning Vietnam. Partiamo subito parlando di vaccini. È pronto il piano vaccini. Comunque, da piano vaccini a vaccini piano è un attimo. Il generale Figliuolo ha in pugno la situazione. Mi piace l'odore del napalm di mattina. Ma dove troverà personale, vaccini e strutture? Lassù per le montagne, tra boschi e valli d'oro. Intanto ha detto che se a fine giornata avanzano dei vaccini, piuttosto vacciniamo chi passa di lì. È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Il ministro Speranza rassicura tutti. Ecco però, ministro, prima di ogni cosa, si cambi il cognome. Ma la speranza è l'ultima a morire. Chi disse sperando morì non si può dire. La Cassazione sentenzia, l'odio in rete contro i vigili urbani non è reato. Supereroi contro la municipale. E ci ha aggiunto pure un vaffanculo. Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico. Ma Enrico, ma eri lì a Parigi, tranquillo. Io ti immagino le passeggiate lungo la Senna. Gli aperitivi, fare il professore, tutta teoria, niente pratica. Ah, bene, se tutti conosciamo i giochi erotici preliminari, senza dubbio saprete dirmi qual è lo scopo di tali giochetti preliminari. Ma chi te l'ha fatto fare? Anche perché non basta chiamarsi Enrico per essere il segretario di un partito di sinistra. Di sinistra fa sempre ridere. Notiziona della settimana. Renzi querela la stampa. Non posso più dire stai sereno a nessuno. Per aver scritto che era a Dubai. Mentre era a Dubai. In che senso? Finisce qui un'altra puntata di Good Morning Vietnam. Ma prima la rubrica della settimana. La parolaccia della settimana. La parolaccia della settimana è algoritmo. Arrivederci.